siamo di fronte alla RAC dei sistemi All in One e vi volevo presentare la novità di quest'anno per quanto riguarda Intermax Sistemi, i sistemi di registrazione della Rich, in particolare il modello B8. È possibile subito notare il display con la visualizzazione di informazioni importanti come l'indirizzo IP, la segnalazione degli ingressi video, fino a 3 ingressi video, 1, 2, 3, in questo caso abbiamo 2 ingressi video, e il fatto che l'unità è in funzione. Completano il pannello frontale e dei bottoni di controllo per far partire la registrazione, fermarla e per velocemente fare un download dei file attraverso la pressione di questo bottone, l'inserimento di una pennetta di memoria e la selezione del file opportuno. L'uscita video del Rich è un mosaico degli ingressi ed è un mosaico controllabile in varie modalità, sia con un web server a bordo, sia anche con delle applicazioni gratuite che vengono fornite a corredo, in particolare quella dell'iPad, è interessante farla vedere. Come potete vedere, un'applicazione nativa, non stiamo vedendo un'interfaccia web, dove ho la possibilità di controllare anche il layout degli ingressi. In questo caso sui 2 ingressi attivi, fino a 3 abbiamo detto, possiamo scegliere, non so, modalità side by side, quindi la possibilità di affiancare le due immagini piuttosto che il picture in picture. Come potete notare è possibile anche aggiungere delle informazioni a schermo. L'unità è sul retro si compone di 3 ingressi multiformato con connettore DVI, pensati magari per una telecamera che riprende l'oratore, una telecamera che riprende magari il pubblico piuttosto che un altro sorgente video, e un altro ingresso per le slide di presentazione che sono anche riportate in loop in uscita. L'uscita video è su VGA, completano l'unità delle linee di controllo seriale per il brandeggio delle telecamere PTZ, gli ingressi sia linea che microfonici e le uscite audio. Ovviamente l'uscita LAN serve sia per gestire l'unità con, abbiamo detto, il web server integrato piuttosto che applicazioni dall'esterno, ma anche per lo streaming multicast. In effetti, se fate caso, qui stiamo vedendo sull'iPad proprio lo streaming unicast fino a 5 utenti contemporanei del mosaico così composto.